In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Giorgia Oppedisano. Ciao Giorgia, benvenuta. Grazie. Maman to Bab, mi piace molto il titolo, ma soprattutto mi piace la pronuncia. Mamma bianca, sei tu? Sì. La mamma sì. Bianca. Perché mamma bianca? Bianca non inteso come nome, sia chiaro, inteso proprio come colore della carnagione, perché tu 4 anni fa o 5 anni fa, quanto tempo Nel fa? 2016, agosto 2016, 3 anni fa. Hai iniziato il tuo primo viaggio in Africa e da lì hai deciso che non avresti più viaggiato se non per andare lì. È nato un grande amore, è stata per te una grande scoperta che forse possiamo dire ti ha letteralmente cambiato la vita. Sì. Sì. In che modo? Tu sei andata la prima volta come in qualità di infermiera. Sì, io sono andata in qualità di infermiera, il mio obiettivo era quello di fare un'esperienza infermieristica in un mondo completamente diverso dal nostro. Premetto che io sono sempre stata una persona molto libera, non ho mai voluto figli, non ho mai voluto niente perché volevo girare il mondo e esplorarlo in tutte le sue parti. Poi sono arrivata in Africa e in questa esperienza in un orfanotrofio mi sono ritrovata a vivere non solo l'esperienza di un'infermiera ma anche quella di una mamma. E questo insomma è, penso, forse la cosa più bella che ti potesse capitare, anche se sicuramente è molto difficile perché purtroppo non è così semplice come sembra. In realtà tu ti sei innamorata di questo bambino. Ti sei innamorata un po' di tutto l'ambiente, di tutti i bimbi che c'erano, perché poi ce n'erano tanti. Sì. E tu mi hai detto veramente in delle condizioni molto molto precarie, perché sì. Loro vivono nella sabbia, e quindi nella sabbia, nella terra, e quindi sono in delle condizioni anche di salute molto molto precarie. Ad esempio sì. Tu mi dicevi vermi. Sì, mi sono ritrovata a seguire dei bimbi che vengono chiamati talibè, che sono bimbi che praticamente vengono mandati dalle famiglie dal marabù, il marabù è un po' come il nostro sacerdote, nella speranza che questi imparino il Corano e successivamente diventino dei marabù. E sembra tutto molto bello, peccato che questi bimbi si ritrovano, è vero, ad imparare il Corano al mattino e poi il marabù li manda in giro a chiedere l'elemosina in tutte le case, vivono senza scarpe, hanno dei vestiti distrutti e dormono nella sabbia e io mi sono ritrovata a togliere vermi dai piedi, dagli occhi, dai genitali e tante altre ferite, la scabbia. E in più mi sono trovata anche a fare delle 2 circoncisioni in maniera molto molto rudimentale. Non è l'unica cosa che hai fatto in modo rudimentale, tu mi dicevi anche per fare delle fasciature, delle medicazioni, veramente le puoi fare in ogni modo, in ogni luogo, in qualunque condizione, perché insomma devi un po' quasi adattarti a quelle che sono le condizioni, perché purtroppo quelle sono, certo. E con quelle insomma devi riuscire a fare. Però poi tra i vari incontri dei vari bimbi hai incontrato lui, quello che vediamo nella sì. foto. Ho incontrato questo bimbo che all'inizio era uno dei tanti, ma poi mi sono ritrovata a correre sempre da lui e non capivo il perché. Non capivo il perché e l'ho capito il giorno in cui è stata scattata questa fotografia, quando l'ho tenuto in braccio per 4 ore e lui aveva fatto la pipì, e io ero tutta bagnata e non volevo più portarlo via. Insomma, è nato proprio un amore e tu all'improvviso hai sentito proprio come se fosse stato tuo, ti sei sentita mamma. E che cosa accade poi dopo? Dopo accade che io decido che questo bimbo deve in qualche modo restare vicino a me. Ovviamente sogno di portarlo via, sogno di portarlo in Italia, giro avvocati, faccio l'impossibile, però vengo proprio scoraggiata perché non lo posso fare. Non lo voglio perdere, cerco il padre, cercare il padre è un'altra impresa impossibile, non parla italiano, non parla francese, parla una lingua locale e vengo aiutata da un ragazzo molto bravo che si mette in contatto, che lo va a trovare, che gli parla e è così. E così insomma riesci un po' ad entrare nella sì. vita di questo piccolino. Come si chiama? Diciamo Usman. No? Usman. Usman. Usman Dao, ci tiene a dire il cognome lui. Che vuol dire piccolo.
E tu insomma riesci però ad aiutarlo, non riesci ad adottarlo, perché in effetti la burocrazia è molto difficile, prima di tutto perché per adottare, certo, tu dovresti essere anche sposata, questo per quanto riguarda la burocrazia italiana, e non puoi. Poi tra l'altro, se però volessi riuscire ad adottarlo, in questo caso dovresti sposare invece il papà, perché poi il papà non è che l'abbia abbandonato, per cui al No. momento è un bimbo orfano o in fase di adozione, con possibilità di adozione. Quindi dovresti sposare il papà, quindi poi in qualche modo adottare tutta la famiglia e tutti gli Sì, altri suoi fratelli, perché sono certo. altri quattro. Sono altri quattro, adesso lui ha sposato un'altra donna e Quindi quindi... comunque non lo potresti Ma sposare. sì, è musulmano, si può anche sposare, non è un problema. Per loro non è un problema. E il problema sarebbe che lo dovrei portare qua tutta la famiglia, o andare a vivere io là o portare qua tutta la famiglia, di Certo, sarebbe conseguenza impossibile. mantenerli, di conseguenza diventare io una poveretta e quindi diventerebbe un po' un problema. No, poi Allora ho sarebbe deciso difficilissimo. di lasciarlo lì e lui cresce presso un'altra famiglia, ma per il semplice fatto che questa famiglia abita di fronte ad una scuola francese dove lui può andare. Quindi sei riuscita comunque, seppur da lontano, anche se comunque tu mi dicevi io vado lì almeno 3 volte l'anno, e vai esclusivamente per l'appunto in Senegal, esclusivamente lì da lui, e tu comunque sei la sua mamma bianca e lui che non è abituato, perché loro per la loro cultura mi raccontavi, non sono abituati a ricevere coccole, attenzioni, baci, abbracci. Loro vengono messi immediatamente sulla strada. Perché devono imparare a vivere, a diventare uomini, a saper stare da soli, per cui loro non ricevono nulla di tutto questo. Insomma, diciamo che per loro cultura sono estremamente diversi da noi. Difatti, lì quasi ti prendono in giro, ti hanno dato insomma questo soprannome simpatico, che ti rappresenta, perché dicono che noi italiani, noi occidentali, noi bianchi, abbiamo questo modo di crescere i bambini, insomma, un po' troppo da mamma Da chioccia. mamma e chioccia, sì. E infatti mi dicono che devo stare distante, mi dicono che non devo dormire con lui, che non devo fare la doccia con lui, perché guai vedere una donna nuda. Io ovviamente ribalto tutto, faccio tutto quello che fa una mamma to bub. E quindi tutto quello che loro insegnano a questo bimbo arrivo io, sì, viene Deve mangiare cancellato. anche il pane col Il pane col prosciutto. prosciutto, non ditelo a suo papà che se no mi sgrida. E quindi faccio tutto quello che un bambino ha bisogno di ricevere, perché va bene che devono diventare uomini in fretta, però ti assicuro che i baci, le coccole, le attenzioni, nessuno le rifiuta. Passo le giornate a volte in mezzo alla strada con questi bambini che vengono da te, bisù, 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 perché sanno che io glielo do, ma non andrebbero mai dalla loro mamma a chiedere queste attenzioni. E Certo, perché non fa parte quindi, della loro cultura e certo. del loro modo di vedere, insomma, la vita e la crescita di un bambino. Tu comunque sei riuscita, non solo hai cambiato la tua di vita, ma sei comunque riuscita a cambiare anche la sua, perché comunque sei riuscita a dargli una casa, un futuro comunque certo, perché gli hai dato la possibilità di stare comunque per l'appunto in una casa dove viene cresciuto, insomma, in modo diverso da come, dalle condizioni che altrimenti gli sarebbero spettate. E poi gli è data una scuola, per cui la possibilità di studiare e di potersi sicuramente costruire un futuro. E chissà che poi, insomma, in un futuro lui Chi lo sa? stesso non decida di venire. Inshallah. Inshallah, Inshallah. inshallah. E ti aspetta sempre, vero? Sì. Ma io la fortuna, gli ho fornito il tablet, lo faccio vivere abbastanza bene e quindi ho la possibilità di vederlo, di parlare con lui, parliamo anche un po' di italiano, e ha capito che io non parlo la sua lingua, quindi si impegna in tutti i modi a comunicare con me. No, è proprio un bel E lui ti bambino. chiama proprio così, Maman Tupà. Sì, lui mi chiama Maman, però a volte gli dico chi è tu, Bab? Gli dice Maman perché si rende conto che io sono bianca. Ovviamente non conosce ancora la sua storia perché è troppo piccolo, ma il mio obiettivo è raccontargli tutto. E questo libro nasce anche come diario per lui, È una questo e testimonianza. tutti quelli che verranno. Spero che ce ne saranno tanti per lui, Anche proprio perché tu in tanti. questo modo hai anche aiutato tantissime donne, tantissime persone che volevano fare come te un'adozione a distanza. Però Sì. loro hanno anche la possibilità di poter andare lì e vedere i bimbi che hanno Sì. adottato. Ovviamente io faccio tutto da sola, di conseguenza non ho un'associazione, non ho niente. Chi desidera un bimbo io posso trovarlo, non è difficile laggiù. E
li metto in contatto e poi questa persona può aiutare il suo bimbo e diventare anche lei una mamma to bub. Stiamo creando un club di mamme to bub e chiunque si bello. volesse associare, le mamme to bub sono ben gradite. Bene, grazie Giorgia Oppedisano Sì. e anche perché la tua è una storia fantastica. Grazie, grazie Mi auguro mille. veramente che sia di grande esempio, oltre al fatto Speriamo. che ci hai molto commosso, quindi abbiamo dovuto Grazie. veramente trattenere le lacrime, grazie a questa Io no. meravigliosa mamma to bab. Grazie, grazie mille.